benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione a cura della redazione di RTV 38 che fa il punto sulle principali attività del Consiglio regionale della Toscana. Partiamo con il territorio, gli interventi in vista del PNRR. La discussione si è incentrata nell'aula di Palazzo del Pegaso sulla semplificazione ed ha avuto l'ok a maggioranza. Approvata a maggioranza la legge che introduce nella normativa regionale una disciplina speciale e a termine necessaria per favorire la piena realizzazione delle opere pubbliche finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Fondo Complementare. La legge è passata con 24 voti a favore, 2 i consiglieri di opposizione contrari e 9 i consiglieri di opposizione che non hanno espresso voto. Approvati anche alcuni emendamenti della maggioranza e di un gruppo delle opposizioni, respinti invece gli altri emendamenti delle opposizioni. Con questa legge noi abbiamo innanzitutto raccolto la preoccupazione degli enti locali, dei sindaci, che entro la fine del prossimo anno devono progettare ed impegnare le risorse collegate ai fondi del PNRR e chiedono semplificazione. Noi abbiamo promosso questa legge con l'intento di ridurre i tempi, di semplificare le procedure laddove occorre la variante urbanistica. Non si tratta di nessuno stravolgimento, sarà una legge limitata nel tempo, collegata al PNRR e limitata negli effetti perché sarà limitata alle opere finanziate con questo strumento che rappresenta, lo ricordiamo, un'occasione per la Toscana e l'interesse di tutti noi della Toscana è quello di portare tante risorse e investimenti del PNRR nella nostra regione e far sì che questi si trasformino in opere rapidamente e nei tempi imposti dall'Unione Europea. Siamo assolutamente favorevoli a semplificare i passaggi burocratici per rendere operativi i fondi del PNRR, perché è bene che i cittadini sappiano che fino ad oggi molto si è discusso, tanti progetti, tante idee sono state presentate, ma poi quelle idee e quei progetti vanno, come si dice, calati sul territorio. Per farlo bisogna rispettare le norme. Ebbene, la Regione Toscana negli ultimi 20 anni ci ha abituato a caricare di norme, di passaggi burocratici, di piani, contropiani, verifiche, tutti i passaggi e tutte le singole opere edilizie. Basti pensare a quello che deve fare un povero cristiano per spostare una finestra di 50 centimetri in regime di vincolo paesaggistico. Poi d'un tratto si sono resi conto che non sono in grado di gestire questa congerie enorme di norme e quindi vogliono sostanzialmente spazzare via il passaggio dei consigli comunali laddove la realizzazione di questi progetti comporti variante alla pianificazione urbanistica. Noi non vogliamo che le decisioni che devono essere prese su alcuni progetti importanti passino sopra la testa dei territori e delle amministrazioni comunali. Quindi chiediamo che i consigli comunali siano parte attiva e integrata di quei procedimenti complessi che purtroppo una normativa urbanistica regionale come quella che abbiamo noi pongono in essere in maniera molto rilevante. Non vorremmo che poi ci trovassimo conseguentemente ad opere che devono essere giustamente fatte come organi proponenti che possono essere la Regione e lo Stato, ma qualora non siano i comuni, che i comuni siano parte decisoria, efficace e importante e decisiva di queste opere. A Italia Viva è stato il primo partito presente in Consiglio regionale a depositare una legge per modificare la legge Marzon, la 65 del 2014, noi l'avremmo voluta abolire completamente. Bene, comunque un passaggio importante che semplifica le opere pubbliche dei comuni, soprattutto quelle finanziate dal PNRR, le opere che devono essere realizzate in tempi celeri devono avere un procedimento veloce, semplificato, via la burocrazia, si arriva a fare finalmente una legge che tanti sindaci hanno chiesto, tanti comuni, tanti enti per fare delle opere pubbliche importanti per la Toscana. Ovviamente noi chiediamo di fare di più, di eliminare anche le conferenze di copianificazione, non soltanto per le opere del PNRR ma per tutte le opere della nostra regione. Quando anche a livello nazionale ci siamo mossi noi per fare il piano shock delle opere pubbliche, sono arrivati i commissari, le opere sono partite. Questa è la politica che Italia Viva ha sempre fatto, è il motivo per il quale noi con forza votiamo questa legge. La legge Mars garantiva un'urbanizzazione, una gestione e tutela della qualità del paesaggio e dell'urbanistica ottimali. Era una legge faro per tutte le regioni d'Italia.
ma in questi 8 anni la maggioranza che è stata al governo e che ha voluto quella legge non è stata in grado o non ha voluto finanziarla dal punto di vista economico e delle risorse umane per arrivare oggi col PNRR appunto a dover riconoscere di non avere le risorse, gli strumenti per poter intercettare presto questi soldi. E quindi a cosa si ricorre? A un escamotage. Si dice che si superano transitoriamente le regole, la normativa che era stata prevista per far sì che possano essere fatte queste opere. Ebbene, io voglio ricordare a tutti che per superare transitoriamente questa legge ci saranno poi delle opere ben poco transitorie che insisteranno sul nostro territorio per decenni e che se fossero mal costruite potrebbero costituire un danno più grande dei soldi che riusciamo ad intercettare. Al centro del dibattito in aula anche il bilancio dell'IRPET, l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana, che ha ricevuto il via libera, ma non sono mancate le polemiche. Vediamo. Via libera da parte del Consiglio regionale al bilancio preventivo ed economico per l'anno 2022 dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana, IRPET. La proposta di delibera è stata approvata dall'Aula a maggioranza, con 22 voti favorevoli, 11 contrari e 2 astenuti. Il bilancio presenta un risultato economico pari a zero, chiudendo pertanto in pareggio, così come richiesto dai principi contabili. Il valore della produzione ammonta a 3.276.000 euro. L'entrata principale è costituita dal contributo istituzionale da parte della Regione, a cui si accompagnano le risorse da fondi europei, nazionali e regionali, oltre al compenso per attività svolte presso terzi. Sul fronte dei costi, IRPET ha chiaramente un costo molto elevato collegato al personale, oltre 2 milioni di euro. Tutta l'attività di IRPET si basa sulla ricerca, sulla consulenza e quindi l'investimento nel personale diventa di rilevante importanza, oltre che nell'acquisto di beni e di servizi come ad esempio le banche dati sulle quali vengono costruiti poi i modelli elaborati da IRPET. Apprezzamento da parte della maggioranza del Consiglio regionale la consapevolezza di quanto finora è stato svolto da IRPET e quanto ancora sarà preziosa la collaborazione di IRPET negli anni a venire, soprattutto negli anni critici che abbiamo attraversato e che stiamo ancora attraversando del post pandemia. Dentro quel bilancio, consentitemi di dire, ci sono 350.000 euro di incarichi professionali e di consulenze esterne e oltre 153.000 euro per salari, stipendi e viaggi del management. Ecco, quando si spende 500.000 euro su 3 milioni di bilancio, cioè quasi il 23% del bilancio va lì, per noi non può essere votabile. Ecco perché abbiamo detto di no al bilancio di IRPET, ecco perché noi lavoreremo per un IRPET che non solo fa dati, non solo fa fotografia, ma che aiuta le nostre agenzie regionali, le nostre aziende, il territorio toscano a svilupparsi e ad individuare nuove soluzioni. Personalmente sono soddisfatta perché è stato approvato anche un ordine del giorno che era collegato a questo atto, che mirava sostanzialmente ad impegnare la Giunta sul fronte dei maggiori assunzioni per quanto attiene la ricerca. IRPET, proprio perché è la sua denominazione, diciamo, a caratterizzarlo, può svolgere nell'ambito di tutto quel sistema di società ma anche di istituti un ruolo strategico nel momento in cui andiamo a fare un'attività di programmazione. La scelta è: rilanciamo questo istituto oppure, come dire, ci soffermiamo al mero dato contabile. Noi siamo convinti che oggi questo istituto possa avere ancora un ruolo strategico ed importante, purché ci sia chiarezza da parte della Giunta. Argomento giovani adesso, perché il Consiglio regionale ha stanziato quasi 2 milioni di euro per le attività dedicate alle fasce d'età più giovani, quelle che maggiormente hanno subito gli effetti della pandemia. Dopo oltre 2 anni di pandemia, il Consiglio regionale interviene con le sue risorse pari a 1.750.000 euro derivanti dall'avanzo di bilancio per sostenere le fasce d'età più giovani che hanno maggiormente sofferto per la mancanza di socialità. Nasce così il bando Rigenerazione Toscana, fortemente voluto dall'ufficio di presidenza che con una decisione unanime ha deciso di investire le risorse frutto dell'avanzo di bilancio dell'Assemblea legislativa in
iniziative dedicate a tutti i giovani. Era una scelta che noi abbiamo voluto fare con forza durante il periodo più difficile, quello in cui tante ragazze e tanti ragazzi non riuscivano a vivere la socialità. Allora abbiamo deciso di individuare in iniziative rivolte ai ragazzi e alle ragazze più giovani le risorse che sono frutto dell'avanzo del Consiglio regionale. E abbiamo chiamato questo bando, voluto con forza da tutti i membri dell'Ufficio di Presidenza. Ringrazio i due vicepresidenti Casucci e Scaramelli e i due segretari Fratoni e Petrucci, perché abbiamo deciso di individuare Rigenerazione Toscana come momento di ripartenza rivolto ai più giovani, quindi rigenerazione culturale, penso alla street art, rigenerazione sociale, con spazi anche autogestiti di aggregazione giovanile, oppure rigenerazione inclusiva, con i parchi gioco inclusivi rivolti alle ragazze e ragazzi più giovani, o quella che io chiamo rigenerazione musicale, per far ripartire eventi nelle nostre città. 1.750.000 euro che mettiamo a disposizione dei comuni della Toscana, fino ad un massimo di 15.000 euro a progetto e con un cofinanziamento del 20% ma minimo da parte dei comuni. Noi speriamo che tutti i comuni della Toscana possano partecipare, possiamo finanziare più iniziative, più progetti, perché il nostro obiettivo è quello di restituire almeno in parte, una parte piccolissima, quello che i ragazzi e le ragazze non hanno potuto avere durante questa pandemia. Un po' abbiamo ristorato la maggior parte dei soggetti commerciali che ne avevano, ne richiedevano il sostegno da parte della regione, ma ai giovani non abbiamo potuto dare nulla. Questo è un modo per cercare di restituire in parte, anche se sappiamo una parte piccolissima, quello che questa pandemia gli ha tolto, cioè la socialità. Un bando con il quale finalmente si dà attuazione alla legge regionale 3 del 2022, che utilizza le risorse derivanti dall'avanzo di bilancio del Consiglio regionale. 1.750.000 euro destinati ai comuni per scopi di promozione sociale, culturale, di aggregazione, la street art, l'identità, il tema dei parchi giochi inclusivi per i ragazzi, i bambini diversamente abili. Un'attenzione speciale da parte del Consiglio regionale verso le nuove generazioni, così come è previsto dallo stesso articolo 3 dello statuto, perché vi è proprio questa menzione della salvaguardia e della promozione della vita delle generazioni future. E quindi questo è veramente quello che abbiamo fatto tutti insieme, perché ricordo che la stessa legge regionale è stata approvata praticamente da tutti i gruppi consigliari, e questo è un bel segnale che diamo verso l'esterno, che il Palazzo del Pegaso offre ai cittadini toscani. Sì, l'arte, la cultura, la creatività in genere, troppo spesso dimentichiamo questo aspetto, troppo spesso le nuove generazioni sono in qualche modo ammorbate da un mondo che le porta a inaridirsi. Ecco, noi pensiamo che sia giusto che le istituzioni, che il Consiglio regionale, e su questo abbiamo lavorato, invece incentivino i talenti anche in questo ambito, nell'ambito artistico, culturale, che in qualche modo incentivino la creatività delle nuove generazioni, perché se è vero che la bellezza salverà il mondo, è altrettanto vero che le istituzioni devono investire un po' in bellezza, e troppo spesso, purtroppo, siamo portati ad affrontare, specialmente nel mondo della politica, le cose che non funzionano, le cose che vanno male, siamo portati a occuparsi dei problemi e delle criticità. Ogni tanto soffermarsi invece sulle potenzialità e sui talenti, specialmente dei più giovani, invece fa bene a tutti, fa bene alla politica, fa bene appunto al mondo, perché la bellezza salverà il mondo. Questi dunque gli ultimi temi principali trattati dal Consiglio regionale. L'appuntamento è per la prossima settimana con la voce del Consiglio. Faremo il punto su altri argomenti al centro del dibattito dell'Assemblea Toscana nell'aula di Palazzo del Pegaso. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento ovviamente su RTV 38. Arrivederci.